me whip, whip, watch me nana, watch me nana. Zush! Benvenuti su MG, io sono Greta e nel video di oggi sono tornata con 5 cose, 5 storie. Fondamentalmente ho inventato questo tipo di video, almeno che qualcuno non l'abbia fatto prima di me, io non ne fossi stata a conoscenza. Avevo deciso di fare questo video perché mi era venuto in mente che magari potevo raccontarvi qualche storia prendendola da un oggetto che per me ha un certo valore, perché magari sul mio comodino vedi una cosa a caso e pensi tipo l'avrà buttata lì casualmente, e invece no! Una cosa importante per me, per il mio passato, per la mia storia, per i miei nipoti, Greta, ma è del... Lascia stare. Forse alcuni di voi rideranno vedendo alcuni degli oggetti che ho scelto, soprattutto uno in particolare, farete tipo Greta, ma seriamente? Sì, seriamente. Partiamo subito con 5 cose, 5 storie. Assicuratevi di lasciare un pollice in su perché sto aspettando. Sono tornata con una delle mie serie passate, non ne facevo una da almeno un anno. Avevo ancora i capelli biondi. Justin Bieber, 23 marzo 2014. Where would I be? Poi potrete pensare, Greta, ma così era un concerto, sei andata al concerto di Justin Bieber? No! Perché io per andare a quel concerto sono tecnicamente andata con il mio ragazzo inesistente. Era il mio migliore amico e aveva chiamato mia mamma e gli aveva detto che appunto era il mio ragazzo, ma era una cosa che andava avanti da molto. In realtà questo ragazzo esisteva, poi ci eravamo lasciati e lui ha semplicemente preso la sua identità, che non è un crimine. Per il nostro anniversario voglio fare un regalo a Greta e voglio portarla al concerto di Justin Bieber e gli regalo il biglietto ed era tutto sold out, mi ricordo, io non avevo modo di andare. In realtà il biglietto me l'ero comprato da sola, avevo venduto delle mie cose e messo da parte soldi per mesi per comprarmi il biglietto di Justin. E poi avevo preso un biglietto di un pullman ed ero stato tipo 5 ore sul pullman con il telefono spento perché doveva resistere fino alla serata dopo, perché prima non c'erano i power bank, cioè almeno io non ero in possesso di un power bank, quindi l'ho acceso soltanto la sera del concerto e praticamente ho dormito davanti all'Unipol Arena di Bologna, cioè vicino Bologna. E questa forse è una storia che è uscita così, però è tipo un ricordo memorabile. Potrei dirvi tipo infinite cose su quell'esperienza. Se volete sapere tutte le volte che sono scappata per andare a dei concerti e volete un video a parte, fatemelo sapere in un commento, lo farò. Mamma, ti voglio bene. Questo è un braccialetto che tra l'altro mi si è sfilato. Non odio quando tipo ti mettono i braccialetti magari alle feste così e te li mettono troppo lenti e poi ti si sfilano e tu tipo why? C'è scritto Maker Studio ed era il party più grande del VidCon, un after party di sera tipo super d'elite. Praticamente sono andata a questo after party dove c'erano tutti i youtubers del mondo, cioè letteralmente persone a caso, cioè parlavo con persone e poi facevano piacere Steve Cardinal, io tipo what? Persone di cui ho sempre visto i video e ti fa strano tipo conoscerli casualmente, cioè almeno se sai che dovrebbero essere presenti, almeno uno si prepara psicologicamente, però se escono tipo persone random ti fa piacere Vitali, piacere Tizio e Caio, piacere, cioè tutti i più grandi youtubers del, cioè qualsiasi persona era a questa after party. C'era uno spirito incredibile, creativo di YouTube, mi sono sentita tipo benissimo ed è stata quindi una festa wow per me e quindi niente, volevo raccontarvi, dato che non vi ho raccontato praticamente nulla del VidCon. Questo libro, che si chiama The Owner's Manual to Terrible Parenting, è il manuale del genitore disastroso, no? Terribile. Se apro una pagina specifica di questo libro, vedrete che dentro è sporco di cioccolato, di gelato, non si vede bene, ma dentro è completamente sporco di gelato, perché signori e signori, questo è il libro della mia copertina del libro, che sembra un po' uno scioglilingua, però avete presente che nella mia copertina del libro io ho questo libro così ed ho in mano il gelato? Praticamente la pallina, le tre palle, dire palla mi inquieta perché su YouTube appena dici una parola fraintendibile tutti gli volevo intendere. C'era il gelato qui sopra, io ero così con la mano che stava andando in ipotermia perché faceva un freddo infinito e avevo comprato appunto vicino al pier di Brighton sulla costa questo libro insieme al mio migliore amico Paolo, che appunto ha scattato l'immagine di copertina del mio libro. E niente, quindi questo rimarrà per sempre uno dei libri speciali per me e lo tengo nel mio comodino. Questa gonna che è praticamente in plexiglass,
tipo, vabbè, a parte che è il mio colore ed è proprio, cioè, tipo la mia gonna, cioè questa potrebbe essere proprio considerata la gonna di Greta. Quando l'ho indossata per fare delle foto con Paolo, ero in un quartiere abbastanza limitrofo di Milano ed eravamo andati a scattare queste foto abbastanza street ed io ero vestita abbastanza da bambolina, ero vestita con questa gonna, avevo un giacchetto argento metallizzato, i ciuffetti, avevo i calzini alti, insomma ero vestita abbastanza in stile manga. Facevo parecchio contrasto vestita così e a un certo punto tre bambine si avvicinano. Pensavo che mi conoscessero all'inizio, poi in realtà ho realizzato che non mi conoscevano, ma erano incredibilmente affascinate da me in quel momento e mi guardavano come se stessero guardando qualcosa di surreale. Chiedono a Paolo: ma lei è una modella? E allora Paolo gli risponde: sì, lei è una modella, ma per scherzare, no? Però gli ha detto in modo molto carino, no? Paolo è una persona molto dolce. Allora erano tutte affascinate e fanno: ma tu lavori nella televisione? Hanno cominciato a farci tutte domande ed erano lì che praticamente erano veramente affascinate e si vedeva che non erano bambine ricche, erano vestite veramente con abiti molto umili, con le scarpe molto rovinate ed erano lì in mezzo alla strada che giocavano sole. Mi sono ricordata che avevo praticamente un'infinità di gioiellini, braccialetti, perché di solito ne metto tanti tutti insieme e poi mi stufo e li tolgo tutti, che magari ne ho tanti e mi prende la giornata a braccialetti sì e metto tutti i braccialetti e li avevo tolti, li avevo messi siccome ero partita da poco, era ancora lo zaino dell'aeroporto. Mi ricordo che per passare i controlli li avevo tolti tutti, allora avevo lo zaino pieno di braccialetti e mi sono ricordata questa cosa, allora ho aperto lo zaino e ho cominciato a dargli i braccialetti. Ho fatto: questo è per la principessa bionda, questo è per questa bambina. Allora tipo gli ho dato tutti questi oggettini e loro si sono sentite troppo speciali, ho fatto grazie, grazie, e mi chiamavano tipo principessa Greta, una cosa del genere, ma era una cosa dolcissima. E poi a un certo punto, dopo 5-10 minuti, vediamo arrivare 30-40 bambini, tipo una quadra di bambini che arrivavano tutti insieme, uno con la bicicletta. Sono arrivati tutti lì per conoscermi, erano tutti affascinati ed erano lì che ci guardavano. Allora abbiamo un po' parlato e gli ho promesso che gli avrei portato dei peluche e non ho ancora avuto occasione di riandare, ma ogni volta che Paolo passa da lì lo riconoscono e allora gli chiedono di me, gli chiedono quando torniamo e insomma abbiamo stretto amicizia con 30 bambini meravigliosi e niente, insomma è stata una cosa dolcissima. Ultimo oggetto, non ridete, è questo. Una mini porzione di dentifricio da viaggio che vendono da Target in America ed è praticamente un dentifricio buonissimo. Quando sono andata in America, a Los Angeles, nella casa che avevo preso con Airbnb, il tipo di Airbnb, Gunther tipo, aveva messo a disposizione anche dei campioncini, no? tipo del sapone e c'erano questi di dentifricio. Ho scoperto che questo dentifricio è tipo la mia cosa preferita della terra. Adesso so che magari può far ridere, ma non so perché mi piace tantissimo. E dentro tutti questi granelli che poi scoppiettano, ma non sono tipo i granelli normali, che ci sono anche dei dentifrici in Italia che lo hanno, che sono spessi, sono tipo micro buonissimi. E avevo provato un dentifricio simile in Italia, ma questo è tipo troppo speciale. E quindi una volta, quando ero al VidCon, che è vicino a Los Angeles, è tipo Anaheim, che è dove è Disneyland, avevo dormito lì quella sera e la mattina dopo sono andata da Target per comprare un po' di cose e ho visto che da Target venivano questi qua, ne avevo comprati tipo tre e quindi questo è il sopravvissuto da Los Angeles. Mi ricorda, tipo, non lo so, mi ricorda cose belle, mi ricorda Los Angeles. Spero che questo video vi sia piaciuto e se è così lasciate un bel pollice in su. Fatemi sapere 5 oggetti che per voi sono importanti qui sotto nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi. Sto aspettando e so dove abitate. Iscrivetevi per unirvi alla follia di questo canale. E dai, invece è tutto. Un bacio grande. Dubai. Ogni tanto me ne esco con questo. Perché? Dubai.